L'unità si fa camminando insieme. Il mondo sfigurato e smarrito da tanti drammi si aspetta che cattolici e ortodossi rispondano con un'unica voce alle sfide contemporanee. L'isola di Cuba ha fatto da cornice una giornata storica senza eguali, l'incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca e di tutta la Russia Kirill. Il pontefice in viaggio verso il Messico per il suo 12° pellegrinaggio internazionale ha fatto tappa a La Habana per avere un colloquio personale con il primate della Chiesa ortodossa e firmare poi una dichiarazione comune. È stata una conversazione di fratelli, punti chiari che a tutti e due ci preoccupano, ne abbiamo parlato con tutta franchezza. E io mi sono sentito davanti a un fratello e anche lui mi ha detto lo stesso. Due vescovi che parlano sulle situazioni delle loro chiese, primo, secondo, sulle situazioni del mondo, delle guerre, e guerre che non, adesso si rischia di non essere tanto a pezzi, ma coinvolgere tutto, no? E delle situazioni dell'ortodossia, del prossimo sinodo panortodosso. Nel testo, dopo aver deplorato la perdita dell'unità a conseguenza della debolezza umana e del peccato, si rimarca la comune volontà di procedere come fratelli, offrendo una testimonianza convincente in tutti gli ambiti della vita personale e sociale. In 30 punti si enumerano le preoccupazioni per una società smarrita, segnata anzitutto dagli orrori della guerra che tuonano, tra l'altro, in Ucraina, in Siria e in Iraq, dove si fa sempre più esigua la presenza dei cristiani. Invitando la comunità internazionale a rispondere in modo coerente e comune alla sfida del terrorismo e a non rimanere indifferente ai milioni di migranti e di rifugiati che bussano alla porta dei paesi ricchi, i primati della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa Russa mettono poi in evidenza l'importanza delle radici cristiane dell'Europa, della libertà religiosa, del rispetto della vita e della famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Non è una dichiarazione politica, non è una dichiarazione sociologica, è una dichiarazione pastorale. Incluso quando si parla del secolarismo e delle cose chiare, della manipolazione biogenetica, tutte queste cose. Ma è pastorale, dei due vescovi che si sono incontrati con preoccupazione pastorale. In quella che forse potrà essere considerata la capitale dell'unità è stata scritta una pagina di storia che spiana la strada a nuove iniziative comuni e a un confronto fraterno. Si è fatto un programma di possibili attività in comune, perché l'unità si fa camminando. Una volta io ho detto che se l'unità si fa nello studio, studiando la teologia e questo, ma verrà il Signore e ancora noi staremo facendo l'unità. L'unità si fa camminando, che almeno il Signore quando venga ci trovi camminando.